Bene, torniamo insieme per parlare di un cammino insieme a Maria attraverso una iniziativa editoriale dal titolo Ascoltami Maria, un viaggio a tappe nei principali luoghi di culto e devozione mariana, una serie di luoghi questa in cui possiamo incontrare Maria sotto diversi aspetti. L'iniziativa è di famiglia cristiana e noi tra qualche istante saremo in collegamento con l'autore di questi libri, Luciano Regolo, condirettore di Maria con te e Famiglia Cristiana. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti. Ecco, sono 10 libri questi, una collana che troviamo in edicola già a partire dal 4 maggio, ma perché questa scelta di questi luoghi? Ma il discorso è molto semplice. Maria con te è nato con 5 anni fa, esattamente il 13 maggio, li abbiamo festeggiati da poco, il giorno della Madonna di Fatima, per accompagnare tutti i fedeli, i credenti, nella vera devozione mariana, quindi nel quotidiano, vedere Maria come una persona che ci accompagna, una madre che ci avvicina a Gesù. E quindi abbiamo pensato di esplorare quello che è il messaggio spirituale che promana da tutti i santuari che sono tra i più amati, i più frequentati, anche perché abbiamo unito in ciascuno di questi volumi non soltanto la storia o l'aspetto, insomma, del passato, ma abbiamo fatto, attraverso le interviste dei vescovi, dei rettori, dei santuari e delle testimonianze che abbiamo raccolto, e poi si correda il tutto anche con le preghiere per vivere questa devozione, ripeto, nel quotidiano, nel rapporto che poi favorisce l'intimità con Dio. Quindi, studiando queste case di Maria, mi piace chiamarle così, si vede come intanto ci sono degli elementi ricorrenti. Uno è la chiamata proprio che ricevono delle persone generalmente, pensiamo a Bartolo Longo, oppure invece per quanto riguarda altri santuari, Pastorelli di Fatima o Bernadetta Lourdes, eccetera, persone in genere molto umili, ma che realizzano poi questa impresa, cioè dal nulla si creano questi grandi santuari o piccoli anche, ma grandi per afflusso, dove Maria esercita il suo ruolo di madre. Quindi quando Maria chiede una casa lo fa proprio per espletare quel mandato che Gesù stesso le dà sulla croce quando dice all'Apostolo Giovanni: ecco tua madre, e la Madonna, ecco tuo figlio. Quindi è lì che si operano confessioni, che si operano. Quelli sono anche grazie e miracoli incredibili, si vede come anche la conversione. Ieri siamo stati a ricordare questi 5 anni di Maria con te al Santuario delle Madonne di Lacrime di Siracusa, ed è emozionante vedere come il presidente della commissione, che era un medico non credente, in punto di morte chiede di vedere ancora una volta quelle lacrime che lui aveva analizzato, messe in un reliquiario, e davanti a quelle chiede di essere comunicato e ricevere l'Eucaristia e anche l'unzione degli infermi. Quindi si converte in punto di morte un medico, uno scienziato che non aveva mai creduto. Ecco, insomma, quindi questo è il significato più bello, ed è bello riscoprirlo in un momento in cui si straparla di finte apparizioni. Volevo anche dire che uno di questi volumi, l'ottavo, che uscirà il 22 giugno, è dedicato anche alla Madonna delle Grazie, Ecco, di San Giovanni. sì, dicevamo appunto di 10 tappe, vengono toccati i principali santuari mariani e tra questi anche Santa Maria delle Grazie. Ecco, con quale particolare attenzione? Ma perché c'è un legame fortissimo, di questo ci siamo occupati tante volte, tra Padre Pio e la Madonna. Lui la considerava la via privilegiata, e la Madonna accompagna silenziosamente tutto l'apostolato di Padre Pio. Pensiamo che la vedeva spesso come avvocata ai piedi del confessionale, la vedeva assistere alla messa, però c'è questo legame molto stretto anche tra questa effigie della Madonna delle Grazie, che ha una storia molto importante e molto bella, perché è un'opera cinquecentesca che probabilmente prima era uno stendardo processionale, viene portato dai frati cappuccini fin dall'inizio. Probabilmente la venerò anche San Camillo dell'Elis nel suo passaggio
a San Giovanni Rotondo, ma Padre Pio sviluppa poi dalla devozione per la Madonna della Libera, che ha scandito la sua infanzia e gioventù, ne sviluppa una altrettanto forte per questa Madonna con cui parla. Forse la cosa più bella, mi è stato possibile raccogliere una testimonianza di Padre Guglielmo Alimonti, che lo vide, tutti sappiamo che Padre Pio pregava da solo, recitava tutti i suoi grandi e numerosi rosari nel matroneo, nascosto, guardando proprio questa immagine poi del mosaico che fu riprodotto quando fu costruito il santuario della Madonna delle Grazie. E lì lo vide piangere, quindi lui sviluppa questo desiderio, Padre Guglielmo, di prendere questo fazzoletto e di portare agli ammalati di Casa Sollievo della Sofferenza, però non sapeva come chiederlo per non innervosirlo. Allora si rivolge alla Madonna e dice: diglielo tu di farmelo prendere così. Allora gli dice se può dargli quel fazzoletto, e Padre Pio risponde in modo molto brusco, dicendo: cosa vuoi adesso? Poi dice, si gira di colpo guardando l'effigie della Madonna e dice: vabbè, prendilo, va. Lui ha avuto la certezza proprio che attraverso quell'effigie lui entrava in un contatto interiore veramente con Maria. Ecco, questa testimonianza è una tra le più commoventi, e ricostruiamo sia la storia dell'effigie ma anche il legame di Padre Pio con questa Madonna delle Grazie, e poi le preghiere. Lui recitava la supplica, anche nell'epistolario viene menzionata più volte la supplica, così come anche lui riprende il padre Pellegrino per non essere andato alla processione, perché lui riteneva che anche i segni esteriori della devozione, se fatti con animo di fede, avevano un valore di, è come un figlio che non dimentica mai la festa della mamma, che manda i fiori alla mamma, è un gesto esteriore ma anche un significato profondo di rispetto e di amore. Ecco, l'importanza e la bellezza di questa iniziativa editoriale la si percepisce anche da un altro aspetto. Abbiamo parlato appunto di questa devozione filiale mariana di Padre Pio, e ogni orazione particolare legata al santuario trattato la si trova proprio all'interno del libretto, insieme ad un'effigie della Madonna stessa venerata in quel luogo. Ecco, questo è un altro motivo per, come dire, avvicinare i fedeli alle diverse realtà toccate. Sì, nel senso proprio oltre alle preghiere che sono in appendice ad ogni volumetto, c'è un'effigie che viene data, una sorta di kit della vera devozione mariana, possiamo definirlo così, e c'è questa immagine di Maria ogni volta del santuario trattato, con dietro una preghiera molto profonda fatta o da papi o da pontefici o da figure di alta spiritualità che favoriscono la preghiera intesa proprio come intimità con il Signore attraverso Maria. Ecco, questa è una sfida molto importante da correre, perché spesso la figura di Maria, io sono stato nominato da poco, insomma, membro di questo osservatorio che è nato in seno alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, che proprio monitora i fenomeni mistici legati alla figura di Maria. Però è molto importante invece far conoscere, laddove c'è stata una pronuncia dell'autorizzazione ecclesiastica, qual è il vero messaggio di Maria, anche per rendere più facile l'orientamento di questi fenomeni in questa confusione, no? Che nasce anche da un certo atteggiamento dei media, che magari non compiono le dovute verifiche. Certo. O le vere, ecco, insomma, quindi è molto importante riuscire a far comprendere che la Madonna nelle Sacre Scritture non dice che in tutto 154 parole, di cui 102 nel Magnificat per lodare il Signore. Ecco, non è che, diciamo, si mette a straparlare o a parlare male della Chiesa, o a diffondere messaggi apocalittici, o fare paura. Il Signore è venuto per salvarci, non per punirci. Ecco, questo bisogna. E Maria, che è madre di misericordia, madre della Chiesa, certamente non diffonde paure, non diffonde, ma dà consolazione e dà amore. E in conclusione mi riallaccio a quanto appena espresso, ricollegandomi appunto ad alcune parole che riguardano l'approfondimento di queste storie che lei ha espresso nella presentazione appunto di questa iniziativa editoriale. Si vede proprio come la Vergine abbia chiesto delle case, ce lo ripeteva qualche minuto fa, dove esercitare il suo ruolo di madre dell'umanità che le venne affidato dal Figlio. Lo scopo è quello di estendere la redenzione, come diceva Papa Pio XII nell'enciclica Il Pellegrinaggio di Lourdes nel luglio del 1956. Quindi un invito questo ad un approfondimento non solo mariano, ma davvero per completare il nostro cammino di fede.
Certo, anche perché c'è un altro aspetto molto importante che ci ricorda Papa Francesco continuamente. Pensiamo che lui ha voluto riaffidare, no? La Russia e l'Ucraina, ma l'umanità intera. È stato il suo primo gesto affidare al cuore immacolato di Maria l'umanità intera poco dopo la sua elezione a pontefice. E questo perché ci ricorda anche che la preghiera, fatta con fede, crea una sorta anche di catena e di argine, perché come scrisse un grande santo, un grande papa, San Giovanni Paolo II, in Reconciliatio et Penitentia, così come il male, come una cellula cattiva, si diffonde in un organismo e quindi si riverbera su tutta la società, allo stesso modo invece la preghiera che evoca il rapporto con Dio, l'intimità con Dio, invece risolleva l'umanità intera. Quindi è anche un invito a usare la preghiera come contatto con Dio, come intimità. Meditare, per esempio, il rosario non è una preghiera così vecchia, diciamo, come viene dipinta o arida. Al contrario, il rosario fatto con fede ci consente di meditare tutti i giorni e di ricordare tutti i giorni il sacrificio d'amore compiuto da Gesù nella sua parabola totale. Quindi noi abbiamo la possibilità, attraverso questo, di mantenere tutti i giorni un filo diretto con questo ponte di amore e di misericordia. E allora invito i nostri telespettatori ad avvicinarsi a queste realtà attraverso i libretti che saranno abbinati in edicola, come dicevamo, ma che si possono trovare anche in parrocchia, oppure far riferimento al sito internet www.edicolasanpaolo.it. Grazie a Luciano Regolo ancora una volta, buon lavoro per tutto il resto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Altra pausa e poi ancora aggiornamenti e la fase conclusiva del nostro programma.